il San Salvatore deve avere l'umiltà di fare i punti per trovare la salvezza il prima possibile. Gli obiettivi di inizio anno, sia nella formazione della squadra sia in tutto, era questo, quindi dobbiamo far fede a questo. Poi, se sopraggiungono ulteriori risultati, noi ne siamo felici, ed è il motivo per il quale noi ci alleniamo intensamente ogni giorno, tutto qua. Quindi rimaniamo sempre dell'idea che ci dobbiamo salvare il prima possibile, fare i punti per salvarci. Quindi ti imbecco su alcuni aspetti, perché è stato detto più volte che la Virtus è certamente una squadra corta, infarcita di ragazzine, ma a 5 metri di distanza la situazione non era molto diversa. Per come poi si è posta dopo l'infortunio di Oada, se vogliamo fare una gara che è più corto, mi sa che abbiamo vinto. Dopo questo non vuol dire che non si dà fiducia a quelle che stanno in panca, no, però la squadra è giovane, bisogna comunque aspettare, niente, però tutto stando come bene. Ecco, ma allora da tecnico quale può essere la differenza di questi 11 punti che ci sono stati in questo match tra una squadra che non è lunghissima, l'altra che certamente è molto simile? Dove sta la differenza di queste 7 vittorie a tuo parere? Mauro, cioè ognuno, cioè la differenza di ogni gruppo sta nell'anima che si crea, ogni squadra ha la propria anima, ci sono anche squadre che hanno, cioè, che sono magari prime in classifica o tra le prime 3 in classifica e manca l'anima, la forza gruppo. Solitamente questo c'è quando vivi veramente di talenti, vivi veramente di ragazze che comunque sia garantiscono sempre un determinato risultato. Nelle squadre come la nostra, come la Virtus, per carità di Dio, io vivo con l'idea, poi non so se sbaglio o non sbaglio, questo non lo giudico io, la forza gruppo deve essere l'arma vincente. Se vogliamo sperare che una singola possa risolvere una partita, forse abbiamo sbagliato tutto. Chiudiamo con 2 curiosità. Intanto tranquillizziamo la famiglia di Ada De Pasquale. L'aggiornamento qual è? Sì, no, semplicemente è una lussazione. Il dito, una piccola, si è scomposto. Ha avuto una manovra per rimetterlo in asso. 3 settimane in campo. Dal punto di vista, un altro aspetto invece che mi piace sottolineare, Michela Lacorte è arrivata in questa squadra non da vera protagonista, oggi è stata una piccola analussu. Sì, Michela era come tante, ha vissuto un po' di quell'ansia che un po' la limitava in tutto ciò che si doveva sviluppare. Nei primi 2 quarti si è manifestato, successivamente invece diciamo che è stata splendida, ha avuto come una scarica elettrica che l'ha fatta diventare la Lacorte che noi conosciamo. Anche lì è stato bravo il gruppo, è stato brava Pat, è stato brava Andrea, sono stati bravi tutti che gli hanno dato fiducia in campo, a prescindere da errore o non errore. Dico Michela come pure tutte le altre.